Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars perché è arrivato il momento di portare Kit a 500 coppe. Lo so, non è incredibilmente assurdo come obiettivo, non è un traguardo allucinante, ma per me che comunque non gioco tantissimo a Brawl Stars, soprattutto ultimamente, è stato un po' impegnativo, anche perché raga, Kit l'abbiamo pushato solo e soltanto nei video, cioè queste 451 coppe che ho con Kit le ho fatte letteralmente solo durante le registrazioni e raggiungeremo le 500 coppe solo con le registrazioni. Quindi dai quei like per supportare Brawl Stars e per supportare queste mie mini scalate, anche perché ho visto che la serie del gioco per un'ora con un brawler vi sta piacendo. Io comunque quella serie la sto prendendo anche semplicemente per scalare. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ma soprattutto vi ricordo sempre il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. Grazie però di cuore a chi lo farà. Sfrutterò sempre il fatto che è rotto in sopravvivenza, ovviamente sì. Quindi andiamo in sopravvivenza, dobbiamo fare 49 coppe, quindi in realtà non dovrebbe essere troppo lunga la situazione, però insomma se ci capitano delle lobby abbastanza complicate come sembra quella attuale che ci è capitata adesso, potremmo effettivamente metterci un po' più di tempo, quindi vediamo un po'. Ci serve anche un pizzico scusate, un pizzico di fortuna, perché in sopravvivenza sapete come funziona. Allora vediamo un po', perché qua abbiamo subito un mico a destra che è andato dritto al centro. Ok, no raga, cioè si sta facendo tutti i power up, non ci credo. No, raga, non esiste. Ok. 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 Raga, abbiamo fatto una cosa abbastanza pericolosa, ma andava fatta. Cioè, nel senso, andava fatta. No, raga, se n'è andata quella Lola. Ho sprecato un gadget, non ci credo. Non ci credo, raga, ho sprecato un gadget. Era fondamentale. Allora, diciamo che comunque siamo in carreggiatissima, Siamo assolutamente in carreggiati. Ah, quelli stanno, vabbè, stanno timmando. E invece no, si sta cercando di caricare la ulti lui invece, vabbè, sì. Allora, sì sì, va bene Lola, va bene. Ok, sta piangendo raga perché gli ho ucciso il compagnuccio, maledetta. Maledetta, va bene. Allora, stiamo attenti, c'è qualcuno qui nei cespugli. Era una Pearl, va bene. Mico, ma non mi interessa il mago con te, cioè nel senso. Cioè. Nel senso, Mico, ma che me frega di venire a teammar con te. Vabbè. Comunque, i primi 10 trofei sono andati più uno per la serie di vittorie. Quindi, gioca ancora. Ci mancano 38 coppe, ragazzi. 38 coppe. Quindi, tempo 4 partite e ce la dovremmo fare. Tempo 4 partite e ce la dovremmo fare. No, no, vediamo. Vediamo, cerchiamo di capire. Questa lobby sembra più tranquilla rispetto a quella di prima. Però c'è uno spike. Io, raga, ho sempre paura degli spiker che ti fanno quei danni allucinanti, che insomma, ai. Ok, allora, vediamo. No, non accenna a voler rivenire di qua. Lì c'è una Willow molto pericolosa. Ok. Ok. Abbiamo rischiato, Abbiamo rischiato abbastanza, ma ci sta. Abbiamo rischiato abbastanza, ma ci sta. Lo sapete, raga, che con Kit è fondamentale fidarsi di power up. Allora, no, vabbè, non uso subito un altro gadget, raga. Siamo ancora 9, cioè siamo ancora in 9. Ecco, queste tipo di lobby non mi devono capitare. Non mi devono capitare queste tipologie di lobby, perché poi durano tanto. Se c'è tanta gente che teama diventa un po' un casino. Ok. L'avevo sentito che qua sopra c'era stato un po' di casino. Non pensavo però si fossero uccisi a vicenda. Ok. Il mico se ne è approfittato e si è andato a mettere al centro, giustamente. Però non ho capito se si è fermato qui. No, ok. Però sicuramente sta in... sta in quello, ok. Siamo ancora 6 comunque. Siamo ancora in 6. Ok, Energetic ha usato la ulti. Ah, avrei potuto uccidere... No, raga, sta un attimo. L'avrei dovuto uccidere. L'avrei dovuto uccidere quando potevo. Sì, l'avrei dovuto uccidere. Allora, provo ad andarmene. Ma più che altro perché il mico è una rottura di scatole, raga. Allora, fermo qua. Dove vai?
Eh sì, ragazzi, per forza. Per forza. La Willow, regà. Quella che abbiamo visto rente inizio partita stava all'isola sinistra. Alla fine siamo rimasti noi fino all'ultimo. Dai, è perfetto. 474 coppe portate a casa per ora. Cioè, o meglio, 23 coppe e siamo vicini ai 500 trofei. Tra l'altro, raga, sono tornato perché volevo dire quanto mancasse all'ultimo star drop. E ci mancano due vittorie. Quindi, comunque, nel dubbio, il video di oggi lo raggiungiamo. Perché tanto, pure se iniziamo a perdere, raga, oggi... che non raggiungo le 500 con kit, sto qui. Doppio mico, un altro kit, una pearl. Questa potrebbe essere scomoda come lobby, eh. Questa potrebbe essere scomoda come lobby. Allora, qua abbiamo il Chuck. Ok, allora raga, facciamo una cosa. Aspettate, ma... Chuck, già sto a vedere che se sta a piazzare qua al centro. Fermi tutti. Facciamo si va pure con la Iris. La Iris potrebbe uccidermi. Raga, la Pearl. Maledetta Pearl. Maledetta Pearl, ragazzi. Quanto danno mi ha fatto. Cioè, in realtà mi ha rovinato coso. Mi ha rovinato Iris. Non dovevo pushare la... Io, raga, Iris, non dico che la sottovaluto. Lo so che mi fa tutto quel danno, ma poi ci provo sempre. Non lo so perché. E poi, raga, maledetta Pearl, maledetta. E non sono riuscito ovviamente a scappare al mico. E niente, adesso siamo spawnati senza praticamente power up. Prima in realtà eravamo messi bene, Se mi fossi fatto gli affari miei dopo aver ucciso il Chuck, pure la partita di prima, secondo me la potevamo vincere. La potevamo vincere assolutamente. Ok. Ok. Perfetto. Per forza, raga. Per forza, ho subito usato un gadget, però... toccava. Ah, facciamo una cosa, raga. Sto Carlo c'ha già due power up. Ok. No! È scappato il maledetto. Ha trovato anche una Ems ferma. Però gli ho fregato il coso, eh. Ah, Sam ha ucciso tutti lì. Siamo già top 4. Ma che è successo? Raga, mi sa che c'è il Sam che c'è un sacco di power up. Sta botta devo stare a te. Ah, beh, no, solo 5, ok. Che comunque sono un bel po', eh. Ok, l'ha nittato parecchio. Potrebbe essere una preda. Potrebbe essere una preda, raga. Ok. La Tara, secondo me, si vuole caricare la ulti. Vieni qui, Tara. Che tu sei l'unica che poi mi può dar fastidio con la ulti. Perfetto. Che te spinni. Che te spinni. Let's go, ragazzi. Perfetto. Ok. 483. Raga, comunque due partite tocca farle. Comunque due partite tocca farle. Allora, vediamo un po'. Ok, va bene, va bene, va bene. Raga, un po' di mico ci sono sempre, praticamente. Allora, facciamo subito le chest qui. Fondamentali power up con kit. Ma diciamo che poi una volta che giochi a sopravvivenza, power up sono fondamentali con qualsiasi brawler, eh? Cioè, non è che non sono importanti con altri brawler, però chiaramente con kit, per via della sua abilità, sono ancora più importanti. Allora, buoni tutti, perché sto Colt ha fatto il maledetto. Attenzione, c'è un altro kit. Mi si vuole aggrappare. Tra l'altro non so se sta utilizzando il gadget, sapete? Allora, facciamo sì. Però l'altro kit potrebbe approfittarsene. E infatti se ne è approfittata la grande, raga. Maledetto. Allora, in realtà poi l'Edgar. Ma infatti, vi dico, una volta che ho visto lì il Doug, ho detto, lo provo ad uccidere. Perché ho visto arrivare anche l'Edgar. Quindi ho detto, boh, magari il kit tutto a destra non si viene ad infilare in un fight con me e l'Edgar. E invece è venuto. Però... ci sarebbe morto palesemente, perché poi si potevi uccidere me, ma poi c'era l'Edgar lì pronto, che c'aveva anche già un po' di power up, mi sembra. Vabbè, 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 sempre perché ho voluto rischiare io un pochino, ma più che altro perché c'avevo paura del kit a destra, raga, c'aveva più power up di me, c'aveva comunque la ulti carica, da un momento all'altro poteva arrivare anche col gadget, se c'aveva i gadget, quindi insomma... Allora... raga, no, così però no, Così però no. Bro, però io mo c'ho la ulti. Allora, io in realtà lo sto provando a spingere lì giù, perfetto.
Ma Dio mio, ragazzi, cioè, ma com'è possibile? Raga, ma il Sandy fa il solletico. Lo so che mi ha ucciso la Bea, ma il Sandy fa il solletico. Bea non c'aveva, non c'aveva power up. Possibile, ma ha fatto tutto sto danno la Bea. Cioè, mi hanno ucciso così. Due colpi di Sandy e il colpo potenziato di Bea. Cioè, io già c'avevo un bel po' di power up. Pensavo di stare proprio tranquillo, raga. L'avevo vista anche la Bea, eh. Cioè, ho fatto tutto consapevole. Non è che mi ha sorpreso qualcosa. Niente, vabbè. Questi non c'hanno paura dei kit. Sia un gas che un Leon che mi pushano. Va bene. Va bene. Non ci avete paura dei kit. Non ci credo, eh. Ah, beh. No, raga, è un corvo. Dio, non so perché per un attimo mi è sembrato un Edgar. Non mi chiedete perché. Oddio mio. Raga, per forza. Oh, niente. Oh, ma perché non mi piglia i power up? Uccido la gente, i power up rimangono lì, ma mica me li piglia, eh. Oddio. Senza manco volerlo, ragazzi. Raga, però lo stavo per... Oh, regà, il corvo, niente. Raga, questi stanno timmando. Vieni qua, corvo, dai, vieni qua. Vai, timma con la tara. Rompimi le scatole, vai. Continua. Vai, vai, pushala, pushala, bravissimo. Sì, sì, lanciami la ulti così. Quanto godo. Quanto godo. Ok, si è voluta infognare l'Ellie, perché qua la Tara pure ha fatto lo stesso errore che ho fatto comunque io prima. Raga, mo qua l'ultimo non lo so, ma non mi prendo rischi. Io lo aspetterò qui, raga. Vediamo un po' che succede. Ah, sta lì. È una Piper. Una Piper, ma voglio dire no. Cioè, che volevi provare a fare? Lei mi sa che mi aveva visto entrare nei cespugli sopra. Non lo so che cosa volesse provare a fare. Comunque ci tocca fare almeno due partite. Purtroppo, perché dopo tutti i drop di prima, due partite tocca farcele. Ma stiamo attenti, perché io mo sto dando per scontato ogni volta riusciamo a vincere. Ma non è mica detto, eh. Non è mica detto. Mannaggia la miseria. Oh, comunque sto... Ah, madonna, quanti corvi. Sto spawnando un sacco di volte qui a nord, eh. E niente, la Bea lei ci vuole provare. Va bene, Bea. Invece di farti tranquillamente il tuo power up qui sulla sinistra, lei deve venire a rompere per forza le scatole a me. Dai, rivieci, stai qui, rimani qui, davvero? Davvero rimani qui, Bea? Va bene, Bea. Ti sorrido, ciao, Bea. vabbè, ragazzi. Dovete avere paura di kit, raga. Dovete avere paura di kit, perché, raga, pure se l'hanno depotenziato rimane devastante, eh. Quindi io vi consiglio di allontanarvi da kit, a meno che non avete la possibilità di killarlo, lo dovete provare a killare, però così allo start, io già c'ho un power up, già vedi che sto messo bene. Ah, qui c'è un Edgar, che addirittura mi ha provato a pushare, ma no, c'ha l'overdrive, non ci credo. Raga, non pensavo stesse lì per sbloccare l'overdrive. Però vabbè, comunque i due trofei li abbiamo portati a casa, quindi... Potrebbe bastare una partita, cioè questa potrebbe essere effettivamente l'ultima partita, ma solo e soltanto il caso in cui dovessimo riuscire a vincerla. Va bene, sempre qui a nord, non nella stessa posizione di prima, ma quasi praticamente. Va bene, abbiamo un pocio qui subito sulla destra che io proverò ad andare a molestare. Ok. Va bene, pocio. Ok, curati. Fai come vuoi. Mi ha fatto un bel po' di danni, non me li aspettavo, però va bene. Tanto a me si sta a caricare la ulti, quindi voglio dire... bro, ti sei avvicinato un pochino troppo, eh. Guarda, guarda come la Pam poi ha puntato a me, maledizione. Potevi tranquillamente uccidere il pocio one shot, però... Vabbè, ha fatto la mossa giusta a rompere le scatole al kit. Quello che vi dicevo io prima. Guarda, guarda però come c'ha paura che mi vada ad agganciare. Il problema, raga, è che io con kit, se ho pochi power up, ho poca vita. Cioè, io devo diventare quel carro armato che riuscivo a fare nelle prime partite. Però purtroppo queste partite mi stanno a bloccare troppo allo start, quindi non riesco poi a farlo. Ok. Vabbè, me ne vado. In realtà me ne vado perché lei lì c'ha la torretta, quindi per me è svantaggioso andarla a pushare. Non mi interessa neanche. Lei tanto mo si deve spostare. Ok, io provo ad andare al centro. Qui sulla destra c'era gente, infatti c'è una perla. Provate la perla, raga, che c'ha 7 power up. Già è devastante. No.
Sì, ok. Per un attimo ho detto, oddio, ma che è stecca? Invece no, è perla. Ah, io potrei andare a pushare qui, sulla destra, con la ulti. No, però c'ha la ulti, l'energetic. C'ha la ulti, raga, io la perla me la vado a levare. Assolutamente. Certo. Ovvio. Era ovvio questa cosa. Però... no, raga. Dovevo usare la ultima, ormai c'avevo troppa poca vita. Peccato che la Pam si è dovuta svegliare quando ha dovuto rompere scatole a me. Oh, incredibile, lo sapevo che la Pam prima o poi mi avrebbe dovuto rompere scatole. Vabbè, 3 trofei, ragazzi. 3 trofei ce la possiamo fare. Dobbiamo puntare forte alla quarta posizione, mi sembra. O basta anche la quinta? No, forse la quinta sono 2 coppe. Vabbè, vediamo. Noi pensiamo a giocarla, pensiamo a farmare power up. E via. Allora... abbiamo sti power up un po' così. Lo Stu vuole provare a collaborare, ma no, assolutamente no. Allora, per tutti. No, ma dai, come mi ha sparato? E mi sa che se l'aspettava, Ok, vabbè, però almeno se n'è andato e io mi faccio sto power up qui. Almeno se n'è andato e io mi faccio sto power up qui. No, raga, lo spike no, però. Lo spike no, però, raga. Lo spike, no. Ah, proviamo ad andare qui. No, oddio, pensavo di riuscire a farlo con 3 colpi, il power up. Vabbè, abbiamo preso un po' un rischietto. Me lo prendo io, grazie. Oddio, raga, c'è un kit con 8 power up. Oddio, se lo hittavo lo pushavo, ve lo dico. Ok. No, raga, mi devo fare un botto di power up. Se voglio competere con quel kit, mi devo fare un botto di power up. Quindi andrò per i power up. Per i power up, raga, per forza. Raga, mo lui se n'è accorto. Diciamo che se n'è accorto. Allora, ho cercato di andare sulla sinistra per farmare power up e raggiungere i suoi. Ovviamente lui a un certo punto ha visto che io stavo killando, l'avrà capito, ed è venuto a vedere. Raga, va bene, la cosa importante è che ci siamo portati a casa il grado 20. 50 coppe, 500 trofei, più precisamente 505. I bling, lo star drop, ovviamente raro, ma va bene, ci può stare. Detto questo, ragazzi, ci ritroviamo con tanti altri video del genere di Brawl Stars, dove magari cercherò di andare a pushare quei brawler che ho ancora abbastanza bassi. Vi ricordo però il codice creatore GGYT tutto attaccato shop di Brawl, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace, per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!